Amen. Dio vi benedica, benvenuti. Il titolo di stasera è necessariamente separato. Perché necessariamente separato? Perché abbiamo bisogno di separarci. Abbiamo bisogno molto spesso di separarci di qualcosa. Da che cosa ci dobbiamo separare? Gesù Cristo è la parola. E già quando arriva la parola di Dio nella nostra vita, porta separazione. Porta separazione da quello che sono i nostri ragionamenti, da quello che sono le nostre convinzioni, e comincia lui a mettere le sue convinzioni, perché lui è la roccia stabile. Gesù Cristo è la roccia stabile di tutti coloro che credono. Hai creduto tu? Amen. Tu hai ricevuto la roccia stabile nel tuo cuore? Tu hai fondato la tua vita nella roccia stabile, allora non sarai mai smosso e non sarai mai deluso. Amen. La Chiesa di Cristo è fondata su Cristo, sull'unità della fede, del corpo di Cristo, sull'unità dei cristiani, chiamiamoli così, che sono uniti con una sola mente e desiderano adorarlo tutti di pari sentimento. Cosa vuol dire essere santo? Perché abbiamo detto il titolo è necessariamente separati. Santo significa appunto separato per il progetto di Dio, per il proposito di Dio. Dio ha un progetto per ognuno di noi. Se sei qui è perché nel progetto di Dio. Se sei qui è perché Dio aveva stabilito che tu dovevi essere qui. Non è a caso, non è che tu hai scelto di venire a sentire una predicazione o ricevere Gesù Cristo. Dice la scrittura che Lui ha scelto noi, ma noi non abbiamo scelto Lui. Noi abbiamo soltanto ricevuto quello che già era nell'eternità. Sappiamo che noi veniamo dall'eternità. Il nostro spirito viene dall'eternità e la nostra anima si è incontrata su questo corpo. E stiamo ritornando al Padre attraverso la comunione, attraverso la relazione con lo Spirito Santo. Non facciamo altro che tornare al Padre. Cosa gli ha detto Gesù alla Samaritana? Coloro che lo adorano in spirito e verità sono coloro che lo amano, i veri adoratori. Coloro che lo amano sono coloro che lo adorano in spirito e verità. Separarsi molto spesso non è un'azione semplice, ma parte da un nostro volere. Dio non violenterà mai nessuno, Dio non costringerà mai nessuno, perché colui che costringe è il nemico. Colui che convince è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo parlerà ogni giorno nelle nostre vite e ti dirà: tu sei un figlio amato, tu sei una figlia amata, io ti ho scelto, tu sei il mio amato, io ti voglio, io desidero stare ogni giorno con te, perché ti amo, e ho mandato mio figlio per te, perché ti amo. Non c'è amore più grande dell'amore di Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Separarsi è una scelta volontaria. In Efesini capitolo 5 dal verso 3 dice: l'atteggiamento è il cuore dei santi. Dio non ci ha mai guardato per la nostra condizione. Perché dal momento che tu hai ricevuto Cristo, Lui ti ha trasportato e ha detto: tu non sei più un peccatore, non vederti più un peccatore, io ti ho scelto e tu sei un santo, separato per me. Dio l'ha fatto profeticamente, in ognuno di noi l'ha fatto profeticamente. Tu non ti vedi santo. Molto spesso non ci vediamo santi perché noi abbiamo nella concezione umana il santo è perfetto. No, il santo non comincia perfetto, comincia con le sue problematiche, ma tende alla perfezione insieme al corpo di Cristo. Questo è un
continuo movimento che parte dal nostro spirito. Lo Spirito Santo dentro di noi ogni giorno continuerà sempre a convincerti per santificarti. Il nostro cuore qual è? Ricevere il suo amore. Non possiamo farlo con i nostri sforzi. Ho ricevuto qualche osservazione a qualcuno, quindi dobbiamo osservare i comandamenti. No, non siamo a osservare i comandamenti secondo una lettera scritta, come ci hanno insegnato da una tradizione. Noi non seguiamo la lettera scritta, noi seguiamo la rivelazione dello Spirito Santo che è dentro di noi, che ci insegna ad osservare la parola di Dio. Noi non possiamo osservare la parola di Dio con i nostri sforzi. Noi osserviamo la parola di Dio perché lo Spirito Santo dentro di noi ci muove, ci motiva, ci spinge a osservare la parola. Amen? E questa è una grande rivelazione, perché è l'amore che motiva ogni cosa. Infatti Gesù ha detto ai suoi discepoli: chi mi ama osserva i comandamenti. Non chi osserva i comandamenti mi ama. Il concetto principale è l'amore. Se io sono motivato dall'amore di Dio, allora io sarò spinto a servirlo, sarò spinto a obbedire alla sua volontà. Ma quando non sono spinto dall'amore di Dio, allora io tenderò a sforzarmi a obbedire a una legge, a una scrittura scritta. Ma che farà in me? Mi porterà frustrazione, perché non ci riuscirò con i miei sforzi. A un certo punto cado e mi sentirò frustrato. D'altro canto si userà magari dell'accusatore, di qualche fratello accusatore che sarà lì a puntare il dito a dire: ha sbagliato, finalmente ha sbagliato. Lì ti stava aspettando, allora non sei così proprio santo, allora la tua religione veramente non ti sta cambiando. Questa è l'opera dell'accusatore, che molto spesso si muove a volte alla bocca dei credenti. Ma io non sono qui a osservare. Chi ha pagato il prezzo per me è stato già pagato 2000 anni fa, e ogni mio peccato, peccato passato, presente e futuro, è già stato distaccato per più volte della gloria. Amen? E dice l'atteggiamento dei santi. Paolo, capitolo 5 di Efesini, verso 3, dice: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi. Neppure nominata. Dice: né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché sappiatelo bene: nessun fornicatore o impuro, avaro o idolatra ha eredità nel regno di Dio, di Cristo. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate nelle tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Gesù Cristo ci ha lavato, ci ha purificato, ci ha protetto, ci ha tolto da un'ira che stava venendo, che sta arrivando sui figli ribelli, per coloro che non lo ricevono. Ma questa ira non avviene addosso a noi. A questo punto Paolo fa questa osservazione e dice: neppure sia nominata un'azione di questo. Perché se tu sei motivato dall'amore di Dio, tu cambi. È impossibile stare vicino alla luce e non cambiare. Quando noi ci avviciniamo alla luce, veniamo trasformati, veniamo cambiati, perché è il suo amore che ci sta cambiando. Amen? E questo Paolo lo ribadisce in tutte le sue lettere, perché molto spesso la grazia è stata confusa con qualcosa che deve essere una licenza per fare qualcosa di peccaminoso. Ma Dio ci dice: no, io ti ho dato le armi per uscire da questo sistema che il mondo ti vuole obbligare, il peccato ti vuole opprimere, perché è lì il problema, nel peccato. Il peccato è la schiavitù dell'uomo.
E quando arriva la schiavitù dell'uomo, il peccato lo tiene imprigionato a se stesso, non riesce a uscire da quella condizione. E dice anche: non siate loro compagni, per queste persone che sono sedotte, chi vive in queste condizioni, non siate loro compagni, dividiti. Per forza di cosa ti devi dividere? Per forza di cosa devi scegliere le tue amicizie? Amicizie nuove, per questo c'è la Chiesa. Nuove amicizie, Dio ti chiama e ti mette in una famiglia, ti inserisce nella sua famiglia, dove tu troverai esempi, dove tu troverai persone che ti aiuteranno nella fede, dove ti aiuteranno a essere formato nel carattere, perché il processo di santificazione dura tutta una vita. Dio ci chiama nelle nostre condizioni da peccatori, imperfetti, disubbidienti e ribelli molto spesso alla sua parola, perché io posso essere pure un bravo uomo, ma essere ribelle a Dio è la stessa cosa. Per chi fa 100 peccati o chi fa un peccato, per Dio è la stessa cosa. Ha pagato sia per uno che per l'altro. Non solo la quantità di peccati quello che ci condanna, ok? Ma un peccato, essere disubbidiente alla voce di Cristo. Quando le persone non credono in Gesù Cristo, già automaticamente sono separati da Dio e condannati. Ricevere Cristo è un favore da parte di Dio, come prezzo di riscatto per ogni persona che lo riceve. Beh, Gesù Cristo andava, predicava per tutti i villaggi, stava con i peccatori, stava con i briaconi, stava con le prostitute, stava con i ladri, ma non quando facevano quelle cose, non quando si prostituivano stava lì con le prostitute. Gesù Cristo aveva un messaggio ed era concentrato in quel messaggio. Lui doveva andare lì, predicare con i segni, guarire, sanare, liberare, cacciare, tirare fuori dall'oppressione le persone. Questo è il suo ruolo, questo è il suo compito. Lui doveva portare la rivelazione del Padre alle persone. Questo è il tuo anche di compito, se non lo sai. Gesù ha salvato te, ma non vuole salvare solo te, tutti coloro che stanno attorno a te. Non bisogna che ci identifichiamo molto spesso con quello che noi viviamo, perché a volte siamo costretti a vivere in certe circostanze. Dio non ci chiama e dice: ok, abbandona tutto e vattene. No, perché ci sono anche delle responsabilità, ma tu non sei in questo mondo. Tu puoi vivere in una realtà, ma non farne parte di quella realtà. Amen? Gesù Cristo andava lì, predicava, aveva un suo messaggio, era mantenuto da una sua integrità, aveva l'unzione che percepiva, che viveva addosso a lui, e lui predicava, sanava, liberava del continuo. Non si lasciava sedurre la mente da nessuno. Era concentrato. Ci vuole concentrazione. Ci vuole che noi ci concentriamo in quello che noi dobbiamo essere. Chi siamo in realtà noi? Figli di Dio. E Paolo ci esorta sempre a lasciare queste situazioni, queste condizioni. Dio ti dice attraverso lo Spirito Santo con Paolo a lasciare questa situazione, lascia questa condizione, perché la vera libertà la trovi quando tu lasci la condizione. Inizialmente è dura, inizialmente sarà forte, ma Dio ti chiama a lasciare. E ci sono tre tipi di uomini che noi possiamo evidenziare, o di donne. Uomini che vivono in questa terra, 60, 70, 80, 120, ok? Poi ci sono galantuomini, che sono persone alte nella società, o gentildonne. E poi ci sono gli uomini di Dio, le donne di Dio. Se tu sei uomo o sei donna, non puoi essere un gentiluomo o una gentildonna. Se tu sei galantuomo o gentildonna, tu non puoi essere un uomo di Dio.
perché non lo stai ricevendo. Ma quando tu arrivi e riesci e qualcuno ascolti il messaggio di Cristo, sei un uomo di Dio. L'uomo di Dio comprende sia l'uomo che il gentiluomo. Dio ci vuole elevare anche in dignità. E perché? Perché la tua voce nell'altezza si deve ascoltare. Il suo interesse è portarti in alto, non vivere in basso. Alza la tua aspettativa, alza la tua mentalità. Dio ti chiama a volare. Alza un pochettino il volume, grazie. E dice in 1 Corinzi capitolo 15, ma volevo leggervi quello che ha detto l'ultima preghiera di Davide. Davide è stato un re di Israele, molto noto in Israele. Lui ha cominciato che era un semplice pastore di pecore. Dio l'ha portato a essere re di Israele. Troviamo che Davide ha avuto un processo caratteriale e anche di prove tremende. Le ha superate tutte. Era un vero adoratore Davide. E le ultime parole che mi hanno toccato sono state l'ultima preghiera di Davide, che mi hanno toccato molto, lo troviamo in 2 Samuele capitolo 23. E dice: queste sono le ultime parole di Davide. Così dice Davide, figlio di Isai, così dice l'uomo che fu elevato in alto, elevato in dignità. Lui non è un semplice pastore. Dio l'ha elevato in dignità, l'ho elevato in alto. Ascoltate, l'unto del Dio di Giacobbe, il dolce cantore di Israele. Verso 2, lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mezzo mio e la sua parola è stata sulle mie labbra. Quali sono state le ultime parole di Re Davide? La sua parola è stata nelle mie labbra. Vuoi essere elevato? Vuoi rimanere nella condizione di prima? Vuoi vivere sempre nella stessa condizione? Comincia a far parlare la sua parola dalla tua bocca. Quando tu cominci a predicare la parola di Dio, in tempo e fuori di tempo, comincerai a far fluire l'unzione che è dentro di te. L'unzione che è dentro di te. Lui vuole cambiare ogni circostanza. Lui vuole cambiare la tua vita. Ma a volte siamo noi a non crederci. Siamo noi a frenare l'azione dello Spirito Santo dentro di noi. Con i nostri ragionamenti, con i nostri dubbi, con le nostre incapacità, perché ci vediamo incapaci. Ma chi sa fare senza di Dio? Nessuno sa fare senza Dio. E vi dirò di più, che senza l'unzione non possiamo fare nulla. Senza la sua presenza non possiamo fare niente. Se noi troviamo consolazione oggi, se andiamo al Padre perché abbiamo l'amore di Dio nel nostro cuore, troviamo la sua presenza e veniamo consolati. Prima di ogni cosa Dio ci chiama a essere consolati. Dio vuole consolare i nostri cuori, vuole guarire le nostre ferite. Comincerà a guarire e a curare il nostro cuore. Ma poi dice: ok, ti ho guarito, vai a guarire. Vai a guarire anche gli altri. Io ti ho guarito, ma ti ho chiamato a guarire anche gli altri. Questa è la fase successiva. Ma Dio, prima che vuole guarirti, cosa fa? Ti forma. E mi ha colpito tantissimo la storia di Leopardi, che dice che prima di essere uno scrittore o un poeta, lui scriveva le traduzioni di altri poeti. E questo è un principio. Prima che io possa insegnare un qualcosa, deve aver imparato da un altro insegnante. Quando noi impariamo da altri insegnanti, unti da parte di Dio, cosa facciamo? Noi apprendiamo e possiamo poi essere noi gli scrittori. Tu sei lo scrittore della tua vita. Dio si usa di te. Dio si vuole usare di te. Non vederti per le tue incapacità, perché nessuno è capace, ma quando arriva Dio, lui cambia ogni cosa. La separazione è necessaria, è fondamentale nella nostra vita. In 1 Corinzi capitolo 11 dal verso 9 dice che
A volte accadono le separazioni e sono importanti le separazioni perché si manifesta chi è approvato da Dio. Quindi a volte essere separato e separarsi da certe condizioni sono favorevoli. Dio si compiace in questo. Anche Davide si è separato inizialmente. Cosa era successo in Israele? Israele c'era il re Saulo che governava. Cosa ha fatto il re Saulo? Perseguitava Davide. Era invidioso di Davide. Davide è un neo guerriero di re Saulo. Comincia a combattere per il regno di Israele sotto il regno di Saul, comincia a uccidere tanti uomini, un valoroso guerriero. Saul uccide 1000 uomini, Davide ne uccide 10.000. Nasce questa invidia. Oh, questo chi è? Mi vuole rubare il regno. Mi vuole rubare il regno, questo ha più unzione di me. Sappiamo che Davide era stato già unto, come tu sei stato unto. Davide comincia a acquistare vittoria, comincia a vincere. Cosa accade? Saul, che era sopra di lui come re, comincia a perseguitarlo, comincia a essere invidioso verso la chiamata, comincia a essere invidioso verso di lui, e vedrai che cominceranno a essere invidiosi anche di te, perché quando la benedizione arriva, quando l'unzione arriva nella tua vita, comincerà a nascere l'invidia di coloro che ti stanno attorno, perché non ti riescono a comprendere come mai tu sei così benedetto. Come mai? Cosa c'è in te di diverso? Perché tu hai un cuore di adoratore. Tu hai un cuore che sa andare alla sua presenza e sa pentirsi. Tu hai un cuore che piace a Dio, amen? E quando tu hai un cuore che piace a Dio, un cuore penitente davanti a Dio, Dio ti può innalzare, amen? E così Saul comincia a perseguitare Davide. Davide cosa fa? Non si scoraggia, anche se c'era lo scoraggiamento in quel momento, un re che si voleva, io mi aspetto che il re mi protegge, invece questo re si vuole mettere contro di me, mi vuole uccidere. Aveva 5.000 uomini. A un certo punto Davide si rifugia, necessariamente separato, comincia a fuggire, ma non scappa per quella via, scappa perché non vuole uccidere l'unto di Dio. Si rifugia nella caverna di Adullam. In questa caverna si ritrova con delle persone che erano scontenti, persone che erano indebitate, persone che avevano mille problemi, ma lui comincia a maestrarli, comincia a formarli, a formare dei guerrieri. Loro cominciano a credere in quello che era il re Davide, perché lui doveva essere il re Davide. Si ritrova in questa grotta, in questa caverna, con i suoi. Saul con 5.000 uomini cercava di ucciderlo, lo cercava dappertutto, a un palmo della mano. Saul si trova vicino la caverna, da solo. A quel punto i 400 uomini si avvicinano a Davide, consiglio apparentemente giusto, e gli dicono: uccidilo, ce l'hai da vicino. Lui aveva le armi per poterlo uccidere, da Saul. Ma lui dice: io non toccherò mai l'unto di Dio. Ma lo mette alla prova, va da lui e gli ruba il fodero. Gli ruba il fodero della sua spada e gli dice: guarda, io avevo il potere di ucciderti, ma non l'ho fatto perché io onoro gli unti di Dio. Questa umiltà che ha avuto Davide, che non ha toccato l'unto di Dio, ha permesso che Dio lo poteva innalzare ancora di più. Amen? Molto spesso ci troviamo in situazioni dove le persone ce l'hanno con noi, spiegabilmente, soprattutto quando tu ti avvicini a Dio ancora di più. E ci sono delle parti che io mi posso scoraggiare e tirarmi indietro, o posso andare avanti. A quel punto, se vado avanti, devo essere convinto di andare avanti, della scelta che sto facendo. Dio non vuole freddo, o sei caldo o sei freddo, ma mai tiepido. Comincia ad andare avanti, si rifugia, si separa, sceglie le sue amicizie, sceglie le amicizie giuste, quello che le edificano. Anche se apparentemente Davide non aveva degli amici che lo potevano edificare, ma lui era chiamato a essere re, quindi lui doveva istruire a quel punto.
comincia a insegnare, comincia a formarli, comincia a preparare un esercito. Prima Samuele 22 dal verso 1 al verso 2 dice: poi Davide partì di là e si rifugiò nella caverna di Adullam, quando i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre lo seppero, scesero laggiù da lui. E tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. C'erano con lui circa 400 uomini. Ma perché Dio ha permesso questo? Pure lui era l'unto di Dio. Perché Dio doveva provare il carattere di Davide. Lui doveva essere formato nel carattere, doveva crescere nella fiducia totale in Dio. Quando tu puoi fidarti totalmente di Dio e Dio si può fidare di te perché tu lo ascolti e tu sei obbediente, allora tu puoi essere condotto da Dio, sei approvato da Dio. Ma per vivere questo doveva essere provato. A un certo punto si è trovato in questa isola, isolato, in questa fase di isolamento, abbandonato da tutti, dai suoi amici. Jonathan, figlio di Saulo, era miglior amico suo. Ha dovuto lasciare anche i suoi legami, ha dovuto lasciare anche i suoi affetti per rifugiarsi, per paura di uccidere re Saulo e di essere tra l'altro ucciso. Ma lui fa questa scelta per cercare sempre di più Dio. Necessariamente separato perché? Perché quando io scelgo di separarmi per Dio, scelgo di avere più intimità con il Signore. Davide non ha ascoltato il consiglio di uomini, di suoi amici o dei suoi collaboratori, ma ascolta la voce di Dio, ha il timore di Dio. Più lui ascolta Dio, più cresce nel timore di Dio. E a quel punto, quando lui ha ascoltato la voce di Dio, è stato cosciente di quello che Dio stava facendo nella sua vita, cosa fa? Forma il suo esercito e va a governare a Giuda. Da lì sappiamo che poi diventa re di tutto Israele, perché Saul viene ucciso dagli Amalechiti. Vedete, non l'aveva ucciso Davide, è morto da solo. Sappiamo una cosa, che quando arriva il Signore, quando lasciamo fare a Dio nella nostra vita, Lui saprà innalzarci al tempo giusto. Innalzarci significa portarci in un livello nuovo di unzione. Quello che è l'unzione è parte della nostra vita. Senza unzione non possiamo fare niente. E adesso capiremo il perché hai bisogno dell'unzione. Adesso capirai il perché lo Spirito Santo è dentro di te. E devi essere cosciente che lo Spirito Santo è dentro di te. Lo Spirito Santo non è una forza, come qualcuno ti possa insegnare, o qualcuno ha insegnato. Lo Spirito Santo è una persona. Lo Spirito Santo vive dentro di te. E tu puoi parlare quando vuoi con Lui. Basta che tu entri in comunione con lo Spirito Santo. Lui non guarda chi tu sei. Lui guarda perché lo ami. Amen? E comincia lui, Davide, ad avere questa intimità, essere formato nel carattere. Comincia ad avere questa intimità profonda con Dio. Si fortifica nel Signore, comincia a essere un re vittorioso. Questa unzione vive dentro di noi. Siamo coscienti che l'unzione vive dentro di noi? Dice: io sono cosciente dell'unzione che vive dentro di me. Io sono cosciente dello Spirito Santo che è dentro di me. Amen? Perché l'unzione ti dà l'identità. Più ti identifichi nell'unzione, più ti identifichi nello Spirito Santo, più prendi il suo carattere. Amen? Più ci identifichiamo con Dio, più prendiamo il carattere di Dio. Ma nello stesso tempo l'unzione va protetta. Nello stesso tempo l'unzione va servita, va mantenuta unita, perché è un'abilità di Dio. Ci sono quattro principi dell'unzione che vive dentro di noi, sappiamo. Uno, lo Spirito Santo abbiamo detto che va protetta. Cosa gli ha detto Dio ad Abramo? Cammino alla mia presenza e si integro.
presenza, integrità. Integrità, presenza. Vado alla sua presenza, sono integro. Sono integro, vado alla sua presenza. L'integrità è l'attitudine di fare bene. Non è la forza me la dà lui di fare bene. Ma l'integrità è l'attitudine di dire: Signore, io voglio fare bene con te. Io voglio obbedirti. Questa integrità comincia a fluire nella tua vita. E quando tu metti in pratica la parola di Dio, c'è integrità, sua presenza, arriva la protezione. Tu proteggi l'unzione che è dentro di te, perché lo Spirito Santo è dentro di te, ma ti vuole portare all'unzione. E vedete che è fondamentale, ascoltatemi. L'unzione per il credente è la parte fondamentale. Senza unzione non possiamo fare niente e non vediamo mai risultati da parte di Dio. Quindi va protetta con l'integrità e con la presenza. Proteggo l'unzione che Dio ha messo dentro di me, il buon tesoro. 2. Servizio, comincerò a servire. Qualsiasi cosa che la tua mano trova da fare, tu la fai. Dentro la chiesa, fuori la chiesa, per il regno di Dio comincerai a servire, aiutare gli altri, se c'è da aiutare gli altri. Comincerai a pregare per gli altri, comincerai a parlare di Gesù agli altri, cominci a servire il regno di Dio. Comincerai a far fluire l'unzione dentro di te. 3. Unità, mantengo l'unità nel corpo. Salmo 133 dice che l'unzione scende dal capo, che è Gesù Cristo, la barba, che è gli anziani, il governo della chiesa, pastori, membri, come le vesti. L'unzione arriva dal capo, governo, vesti. Comincia a fluire l'unzione. Questa si mantiene l'unità del corpo. Quando noi veniamo in chiesa, stiamo con i fratelli che veniamo formati nel carattere, perché nessuno di noi è perfetto. La chiesa serve per essere formato nel carattere. Quando devo sopportare il fratello o la sorella, vengo formato nel carattere. Quando io devo collaborare con mia sorella, con mio fratello in Cristo, ma io non riesco a collaborare con quella persona, io devo lavorare nel mio carattere affinché io possa amarlo. E io cresco nell'unità del corpo. Ma c'è un altro aspetto, che è l'abilità di Dio. Leggiamo, seconda Pietro, capitolo 1, verso 3, dice: poiché la sua divina potenza, ascoltatemi, ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, alla grazia, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamato mediante la sua gloria e la sua virtù. Dio ti ha chiamato, amen. Dio ti ha chiamato, amen. Ti ha dato un'unzione che è dentro di te, ti ha dato lo Spirito Santo che è dentro di te. Cosa farà questa unzione, questo Spirito Santo? A un certo punto vuole crescere per la sua grazia, per la sua virtù, vuole crescere dentro di te. Perché cosa? Dice Pietro, per la vita e per la pietà, per le cose di Dio. L'unzione mi serve sia per il regno di Dio, ma mi serve anche per la vita. Io non posso fare nulla nella vita se non ho l'unzione. Posso fare delle cose, ma non sono cose che vengono dal suo regno. Quando io comprendo che attraverso l'unzione posso fare tante cose, allora comincio a collaborare con lui. Perché l'unzione che Dio mette nella nostra vita serve sia per il regno di Dio, ma anche per la vita. Per la vita che io posso vivere giornalmente. Voglio essere benedetto nel lavoro? Riempimi di unzione. Voglio avere idee per un nuovo affare? Riempimi di unzione. Vuoi servire per il regno di Dio? Riempimi di unzione. Perché l'unzione è l'abilità che ti fa mantenere in un regno elevato, ma anche nella vita, lui ti eleva. Perché abbiamo detto che Davide è stato elevato anche in dignità, in altezza. È stato elevato anche nella sua vita privata. Dio non vuole lasciarti così. Dio ti vuole benedire di ogni benedizione, sappiamo. Ma lo farà attraverso l'unzione.
Quindi ho bisogno di comprendere come crescere in questa unzione. Perché molto spesso noi abbiamo dei progetti. Ah, io devo fare questo, io devo fare questo, io devo fare questo progetto, io farò questo, io sarò un musicista, io sarò un cantante, io sarò quello che sarò. Ma è chiesto a Dio chi sarai. Perché senza unzione tu puoi fare delle cose. Puoi fare delle cose buone, puoi essere il cento, un gentiluomo, un galantuomo nella società, ma non sarai mai un uomo di Dio. Senza unzione. Ma con l'unzione tu sarai anche un galantuomo, è un uomo, abbiamo detto. Quindi Dio ti vuole portare in un livello alto nella società, ma lo farà attraverso l'unzione. Amen? Mi state seguendo? L'unzione ti vuole benedire nel regno di Dio, ma anche nella vita. L'unzione è quello che parte da dentro di noi perché è Cristo dentro di noi. E Lui ha più interesse di te di benedirti. Quindi non cerchiamo le benedizioni al di fuori del suo regno. Investi nel suo regno perché Lui ha preparato delle benedizioni per noi. Lui ha preparato ogni cosa per noi. Non facciamo delle cose così. Ok, lo faccio, ci provo. Proviamo, quando è andato male, sbatto la faccia, vabbè, provo un'altra cosa, farò quest'altra strada qui. No, perché Dio ci ha dato una strada ben precisa e non dobbiamo perdere tempo. Il tempo perso è tempo perso. Ci sono persone, anche credenti, che vivono 60-70 anni ma non hanno capito qual è il progetto di Dio nella loro vita e vanno con il Signore senza aver compiuto l'opera di Dio. Tu sei qui a perdere tempo? O tu sei qui a vivere il progetto di Dio, il proposito di Dio nella tua vita? Perché quando tu lavori nel progetto di Dio, Lui ti innalza. Quando tu lavori nel tuo progetto, tu ti abbassi. Non vedi mai i risultati. Vuoi capire chi sei? Guardati chi c'hai attorno. Chi c'è attorno a te? Da chi sei accostato? Sono uomini di Dio, sono uomini di fede accostati accanto a te o sono persone che non gliene frega niente di Dio? Che non gli interessa niente di Dio, perché con chi ti avvicini così ti identifichi. Dio ti chiama a essere elevato. Esci fuori, popolo mio. Quando tu esci fuori da quella condizione, Dio può darti la sua unzione, perché l'unzione non può trovare luce nella tenebra. L'unzione sta sempre nella luce. Amen. Il tuo progetto è appartarti con Dio, fare delle scelte di posizione nella tua vita, dire: ok Signore, io sono un tuo chiamato, tu mi hai scelto, io voglio essere un tuo servitore, io non voglio pensare alla mia vita, perché so che tu hai il meglio del meglio per me, ma non voglio vivere per questo, io so che tu hai delle cose preparate per me, straordinarie. Come ha fatto Davide, si è fidato di Dio, poteva dire: io sono il re di Israele, vado a uccidere Saul e vado al governo di Israele, così ho fatto. Ma lui non ha fatto, aspettato i tempi di Dio, ha umiliato la sua vita, ha cominciato a lavorare nella sua intimità, ha cominciato a essere rotto nel carattere, ha cominciato a servire il Signore nell'ubbidienza, crescendo nella fiducia con Dio. Quando tu ti apparti, Lui ti riempie di unzione. A un certo punto Gesù parla ai suoi discepoli prima di andare al Padre, e i suoi discepoli gli chiedevano a Gesù: ma quando stabilirai il regno di Dio qui sulla terra, del regno millenniale? E Gesù gli risponde: non sta a voi decidere nei tempi quando il Padre vorrà stabilire il regno di Dio sulla terra, ma aspettate in Gerusalemme quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questo lo troviamo in Atti 1, verso 8. Dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Dovevano aspettare. Gesù è morto a Pasqua. Quando è venuto lo Spirito Santo sulla terra? Nella festa di Pentecoste. Hanno dovuto aspettare. Quando tu aspetti i tempi di Dio, Dio si manifesta nella tua vita.
arrivano, si preparano, cominciano a prepararsi con una sola mente in un alto solaio, e arriva lo Spirito Santo, l'unzione. Quando arriva l'unzione, cominciano a essere testimoni del Regno di Dio, cominciano a espandere il Regno di Dio in tutto il territorio, cominciano dalla Giudea, vanno in Samaria, fino all'estremità della terra, fino qui nelle Marche. È arrivato il Vangelo di Cristo. Amen. Questo fa l'unzione. Ma a volte c'è un'attesa, a volte noi dobbiamo aspettare i tempi di Dio, perché Dio vuole confermare dentro di te una fiducia, una relazione di patto. Stai stabilendo una relazione di patto con Lui? Ogni giorno trovare una relazione di patto con Lui. Seconda Corinzi capitolo 1 verso 21 dice: or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Chi ti ha unto? Dio, il quale ci ha anche sigillato e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Lui ci ha dato la caparra, l'unzione. Lui ti ha unto, come è stato unto Davide. A un certo punto devi aspettare che arriva la potenza, perché una cosa è essere pieno di Spirito Santo, e adesso lo scopriremo questo, una cosa è essere pieno di Spirito Santo, un'altra cosa è essere condotto dallo Spirito Santo, e un'altra cosa è essere con la potenza dello Spirito Santo. Sono tre processi diversi, e questo bisogna che noi riceviamo rivelazione di questo, perché io ho bisogno di avere la pienezza dello Spirito Santo, ho bisogno di essere condotto dallo Spirito Santo e devo manifestare la potenza dello Spirito Santo, come è successo con Gesù. Guardiamo la vita di Gesù. Deve arrivare l'unzione dentro di me. Matteo capitolo 3 dal verso 13, stiamo per concludere, sarà un messaggio breve ma molto intenso, ho bisogno della vostra attenzione. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni il Battezzatore, Giovanni il Battista, per essere da lui battezzato. Gesù non aveva bisogno di essere battezzato, era il figlio di Dio. Il battesimo di Giovanni il Battista era un battesimo di ravvedimento, ok? Quello che noi facciamo non è un battesimo di ravvedimento. Ma a quel punto Gesù doveva compiere la sua giustizia, glielo dice. Ma Giovanni gli si oppone fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia, la giustizia di Dio. Allora gli lasciò fare. Verso 16. E Gesù appena fu battezzato, ascoltate, uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, non era una colomba ma era come una colomba, e venire su di lui, ed ecco una voce del cielo che gli disse: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quando tu hai ricevuto Cristo e farei la scelta, che ha fatto la scelta di battezzarsi, allora Gesù, il Dio Padre, ti ha detto: ecco il mio amato figlio, ecco il mio amato figlio. Ti sei battezzato? Ecco il mio amato figlio. Da quel punto Dio deve dire di te nel quale mi sono compiaciuto. E lì ci sta la fede, perché quello che non viene da fede non compiace Dio. Quindi sei figlio, ma a volte non lo compiaci. Ho bisogno di compiacerlo, quindi devo crescere nella fede, nella conoscenza. Quindi ho bisogno dell'unzione. I cieli si sono aperti a Gesù. Lo Spirito Santo è venuto su di lui, lui era pieno dello Spirito Santo. Come tu sei stato ripieno di Spirito Santo, devi mantenerti ripieno di Spirito Santo affinché lui può condurti. Vediamo Luca 4, dal verso 1. Gesù pieno di Spirito Santo, i cieli erano aperti, ma ancora non era sceso nessun miracolo. Da quel momento Gesù non aveva fatto nemmeno un miracolo. I cieli erano aperti, l'unzione era su di lui, la pienezza dello Spirito Santo era su di lui. Cosa fa lo Spirito Santo? Leggiamo Luca 4 dal verso 1. Or Gesù ripieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto. Dov'è che devi essere formato tu? Nella grotta di Adullam, abbiamo detto, perché c'è bisogno
di intimità con Dio. Gesù dove è stato condotto? Nel deserto, perché doveva crescere nell'intimità con il Padre, amen? Per essere totalmente ubbidiente a Dio. Portato nel deserto per 40 giorni. Fu tentato dal diavolo, durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi ebbe fame ed egli e il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose dicendo: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Gesù era la parola. Lui doveva vincere quella situazione per riscattare quello che aveva perso Adamo, ok? Ma questa è la nostra formazione. L'esempio perfetto è Gesù Cristo. Lui ha ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. Una volta che è stato pieno di Spirito Santo, arriva la tentazione, la prova. Vediamo se veramente è creduto. E qui casca l'asino di molti credenti. Hai creduto? Arriva la tentazione, arriva il problema, cosa fai? Ti tiri indietro. Cominci a parlare male. Cominci ad identificarti in quello che tu sei, non ti identifichi più in Dio. Cominci a essere un camaleonte spirituale. Qual è il camaleonte spirituale? Mi è piaciuto questo esempio. Il camaleonte prende un colore, dipende dall'ambiente. Si trova in questo ambiente e comincia a prendere lo stesso colore di quell'ambiente. Molti credenti prendono, si identificano in quell'ambiente. Un'altra caratteristica del camaleonte, sapete qual è? La lingua. Attraverso la lingua il camaleonte prende il suo insetto, il suo cibo, e se lo tira a sé, uccidendolo. La lingua uccide, il camaleonte si identifica. Quindi cosa fai? Ti identifichi e non fai morire nella, la carne nel deserto. Comincerai a lamentare. Gesù è rimasto in silenzio, si è fortificato con Dio, si è trovato nel deserto, nella tentazione. Parla solo quando viene tentato dal diavolo. Nel problema, lui non è venuto meno nella fede di Gesù. Tentato dal diavolo, lui poteva agire secondo i suoi ragionamenti. Poteva dire: no, faccio come dico io. Ma lui ha voluto obbedire al Padre totalmente per compiacerlo. Perché una cosa è essere figlio amato, abbiamo detto, un'altra cosa è dire: nel quale mi sono compiaciuto. Allora, cosa succede in noi molto spesso? Arriva la pienezza dello Spirito Santo. A quel punto Dio permette la tentazione, la prova, dove io devo essere approvato affinché esco nella potenza. Dio ci ha riempito di Spirito Santo, pienezza, ho bisogno della potenza. Deserto, prova, vengo meno, comincio a vivere da camaleonte, comincio a identificarmi con questo e con quell'altro senza avere una buona identità in Cristo. Comincio a usare la mia lingua in una versione sbagliata, che non viene da Dio. Comincio a distruggere, a uccidere per il mio nutrimento. Ma Dio ci dà una soluzione. Come uscire da questa situazione? Luca 4 verso 14. Gesù, pieno di Spirito Santo, si trova nel deserto, in un deserto che noi possiamo trovarci ogni giorno, anche pieni di Spirito Santo. Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E Gesù, pieno, cioè, avete la Bibbia? Sì. Luca 4, dal verso 14, dice: e Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse in tutta la regione intorno, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Potenza dello Spirito Santo. Qual è stato il processo di Gesù? Riepilogo. Andato, stato chiamato per il battesimo, i cieli si sono aperti, arriva lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo l'ha condotto lo Spirito Santo nel deserto lui doveva essere formato, nella grotta di Adullam. Lui non fa che altro che lavorare nella intimità,
Quando Dio ti ha chiamato, vuole che tu lavori nell'intimità con Dio, nell'intimità con Lui. E lì fai crescere l'unzione dentro di te. Esci nel deserto e dici: io voglio venire al Padre, nel quale Dio si compiacerà di te, dell'unzione. Quando arriva l'unzione, arriva la potenza, cosa è successo? Che Gesù, la prima cosa che ha fatto è andare in sinagoga a predicare nel regno, compiere opere potenti, e tutti lo onoravano, tutti lo onoravano. Molto spesso noi rimaniamo imprigionati in quello che è il battesimo: ok, mi sono battezzato, sono arrivato. Ma Dio ci chiama ad andare oltre questo, perché è l'unzione che ti abilita a fare cose straordinarie. Quello che tu non puoi fare nella vita lo devi fare attraverso l'unzione, perché Dio ti ha dato l'unzione. Ma l'unzione ha un prezzo: il deserto. Provare quella fase di deserto è fondamentale per la vita di ogni credente. Tu lo puoi fare, non lo vuoi fare, non è un problema. Comincerai a vivere della tua vita, comincerai a lamentarti della tua vita, perché vivrai come quelli del mondo: un giorno ti andrà bene, un giorno ti va male. Ma quando sei con Dio ti andrà sempre bene, anche nella tribolazione andrà sempre bene. Possiamo dire andrà sempre bene? Ci sono le promesse di Dio che sono sì e amen nel regno di Dio. Allora tu sei di questo mondo o non sei di questo mondo? Tu non sei di questo mondo, non identificarti in questo mondo, in quello che ti vogliono progettare. Amen? Identificato totalmente, quindi necessariamente separato. Più mi separo per Lui, più mi identifico con Lui, più verranno le tentazioni. Allora io non sarò un camaleonte, io non farò come quelli che scappano, ma affronto la tribolazione, affronto il deserto, e io crescerò nell'unzione. Attraverso l'unzione compierò il regno di Dio, e nella mia vita si manifesterà la sua potenza. Alziamoci e andiamo.